Buongiorno, nuovo vlog. Vieni qua. Saluta, che dopo dicono che non ci sei più, che ti ho venduto a, non lo so, a Barba Blu. Vai, vai. Buongiorno, nuovo vlog. Oggi giornata meravigliosa, ovviamente adesso comincio a litigare con le luci perché ce ne sono poche in questa casa, nel senso che io sono esposta a nord, quindi insomma ho luce la mattina, ma il pomeriggio non c'è più niente. E comunque sapete che le finestre della mia sala sono tutte dalla parte della sala, dalla parte della cucina, non c'è nulla, quindi io sono costretta a fare come posso. E niente, nuovo vlog, oggi è lunedì, io mi sto lentamente riprendendo, sto bene già da diversi giorni, non mi fai credere, altrimenti non sarei con la fotocamera in mano, perché quando sto male ovviamente non penso a vloggare. Avete visto nei giorni scorsi, non so se ieri probabilmente, il video haul IKEA. Sono stata da IKEA del tutto casualmente, come al solito, perché comunque quando mio marito deve fare dei giri dalle parti dove c'è un IKEA, alla fine io comincio a scodinzolare per andarci. In realtà dovevo prendere pochissime cose, ma ho preso diverse cose e oggi vorrei fare insieme a voi qualche cambiamento in sala, che è già cominciato, adesso lo vedrete. Per insomma cambiare un po' l'aspetto della sala. Questa è una cosa che io non faccio mai in compagnia, ma che io ho fatto spesso ed è una cosa che si può fare spendendo pochissimi soldi. Nel senso, io ieri ho speso 60 euro circa da IKEA, però insomma, diciamo che non è proprio obbligatorio spendere questa cifra perché magari qualche accessorio voi l'avete in casa. È una cosa che io una volta avevo letto su una rivista di arredamento ed è una cosa che ho fatto un po' mia. Cambiare mobili in casa non si può, diciamo di norma, tutti gli anni, almeno che uno non sia ricco, ben venga, se ne ha voglia, ma cambiare mobili in casa tutti gli anni non si può, cioè per una questione che insomma nessuno di noi lo fa, però ci piace cambiare, no? Quindi questa rivista cosa diceva? Diciamo questa persona che probabilmente era un interior designer, un architetto, non lo so, penso comunque un designer di interni, diceva che basta partire da un elemento, comunque che è intercambiabile in casa, che può essere il rivestimento del divano, può essere una tenda, può essere un tappeto, quindi un accessorio, un complemento d'arredo importante, una cosa che si vede molto in quel senso. Perché capite bene che un divano, un tappeto, una tenda sono cose che si vedono appena uno entra in una stanza e poi giocare appunto intorno a questo elemento che si è cambiato. Ad esempio, avete una stanza sui toni del boh, marrone, voglio dire, volete metterci degli accessori verdi, verde salvia, che ci stanno molto bene. Potete partire dall'acquisto di un tappeto di quel colore e poi comunque acquistare dei piccoli accessori, quindi spendendo, ripeto, una cinquantina di euro e la vostra stanza cambierà completamente comunque aspetto. Io ora vado a vedere di là che cosa cavolo vogliono dalla mia inutile esistenza questi due animali, perché non so perché quando io piglio la fotocamera. Eccoci qui, tornati in stanza, vi faccio vedere qual è l'elemento che io ho scelto di cambiare per partire comunque con il cambio di questi elementi. È la tenda. Ora voi purtroppo, causa luce, vedete ben poco. Comunque ho preso due coppie di tende. Una è questa rosa, questo rosa confetto ma molto spento, molto. Ora lo vedete un po' più, e queste tende sopra che sono tende un po' classiche di IKEA. Avevo assolutamente bisogno di aggiornare il reparto tende di casa mia perché purtroppo stando in sala con cucina le tende si rovinano, si lavano molto spesso, io non compro mai tende di un'eccessiva qualità. Queste sono state pagate 19 euro la coppia e queste 9 euro la coppia, quindi insomma capite che non è una spesa infattibile. Io ieri sera,
sono stata a farci l'orlo, ho fatto l'orlo magico, come avete visto, vi ho fatto vedere in altre occasioni, è venuto piuttosto bene, mi piacciono moltissimo. Queste sono identiche a quelle che io ho in camera da letto, che però in camera da letto le ho color corda. Quindi partendo da questo, adesso io voglio togliere un po' di elementi che sono quelli, ad esempio quello che ho lì sopra, di questa tipologia, per mettere qualche elemento rosa, per richiamare le tende, sempre senza esagerare, perché comunque non mi piace avere una casa che sembra un confetto. Quindi partiamo. Inizio ovviamente col togliere tutto quello che c'era sul tavolo. E do una pulita con il Quasar, perché il mio tavolo è sempre impolverato. Non so i vostri, ma il mio è da pulire ogni giorno. E rimetto la mia tovaglietta di corda e comincio a posizionare le cose che ho comprato. Ovviamente sono ancora imballate. Do una veloce pulita anche alla campana. Era comunque in celofanata, ma ovviamente non era bella pulita come piace a me. Inizio comunque a fare le mie prove, ora vedrete che faccio un paio di prove prima di capire come mi piace, più che altro come ci sta, perché ovviamente ha un certo diametro e non tutto ci entra. Questa era l'idea che io avevo e che comunque avevo vista esposta anche all'IKEA, mi piaceva molto. Ora tiro fuori anche le altre candele. Queste sono quelle profumate, devo dire che le candele IKEA accese non profumano quasi per niente, ecco, vedete, faccio questa prova ma non ci entra, ovviamente. Sono, come vi dicevo, profumate le candele IKEA, ma da accese non profumano quasi nulla, quindi insomma le terrò spente, anche perché queste le ho prese per decorazione, e devo dire che da spente profumano tutta la casa. Incredibile, quindi decido comunque, come avevo deciso già da IKEA, di fare questo piccolo vassoio con delle candele solo da un lato, in modo tale da poter avere intanto un po' di spazio, che dia un po' di comunque profondità, un pochino di respiro alla composizione, fra virgolette, e passo dalla parte dietro il divano, quindi levo i fiori finti. Come vedete, voglio utilizzare questi che vi ho fatto vedere nel video l'IKEA. Prendo un attimo le misure per capire come devo piegare gli steli e sistemo, diciamo, meglio possibile le gerbere finte. Ora sono soddisfatta. E questo è il lavoro finito. Ora facciamo un giretto per farvi vedere un po' come ho decorato in giro per casa con dei tocchi rosa. Che fatica, dietro di me è il caos, devo differenziare tutti i rifiuti, comunque gli imballaggi delle cose che ho utilizzato. Spero che vi sia piaciuto, faccio vedere anche l'effetto da lontano, anche se si vede poco, che vabbè, cose in giro come sempre.
A me piace moltissimo, sapete che io ho una passione per le candele, a me piace usarle, le candele profumate, ma mi piacciono molto anche da guardare, quindi insomma sono per me, non lo so, una cosa che mi piace tantissimo, qui ci sono sempre i nostri mostri, come sempre. Dicevo, con poco, purtroppo la luce è quella che è, quindi non si riesce a fare delle inquadrature decenti. Però insomma, con poco si riesce a dare quel punto di colore alla, a Marta. Arriva in suo soccorso, alla casa, ecco. Io qua non riesco neanche a parlare perché abbiamo il conte Puntolini. Che c'è? Ma è possibile che tu mi devi sempre stare attaccato come una cozza? Ma non leccare la fotocamera! Ma santa madonnina, ma santa madonnina, ma perché sei così bello tu? Chi ti ha fatto così simpatico e così cornuto? Dai, mettiti giù, basta, tranquillo. Scusate i rumori indegni vari. Io torno qui per poter essere lasciata in santa pace di Dio, perché con questi due è l'unico luogo dove si può sopravvivere e chiudersi in camera, cioè come... Vabbè, lasciamo stare. Prigioniera. Niente, spero che vi sia piaciuto questo giochino di cambiare un po' colori a una stanza. Vi ho detto, insomma, è una cosa che si può fare con poco. Io con quel trucchetto letto scusate, quella volta in quella rivista, più di una volta ho cambiato un po' i colori della stanza e devo dire che con poco si riesce a fare qualcosa di molto carino. Questi aprono e chiudono le porte. Ieri sono andata appunto, dicevo, da Ikea proprio perché ho comprato queste cose. Ovviamente avete comunque già visto il video haul, per caso. E per la seconda volta in vita mia ho incontrato una di voi. La prima volta mi è successo con una cassiera di un supermercato che mi ha riconosciuta. Io volevo morire, ovviamente. E ieri la stessa cosa, l'ho raccontato anche su Instagram, ma lo racconto anche qui perché so che non tutte mi seguono anche su Instagram, quindi lo racconto anche qui. Ho incontrato una di voi che stavo guardando le candele, appunto, che ho comprato alla fine. E una signora mi si è avvicinata e mi ha detto: "Ma io la conosco". Io mi sono voltata e ovviamente non ho pensato al canale YouTube, ovviamente, ma pensavo di conoscere veramente questa signora, infatti l'ho guardata per capire se riuscissi in qualche modo a capire chi fosse, ma subito dopo lei mi ha detto: "Io la seguo su YouTube". Tra l'altro l'ho ringraziata, ho detto: "Mi fa piacerissimo incontrarvi sempre". L'ho abbracciata, l'ho baciata, cioè, po poverina, è stata una reazione anche di imbarazzo, non so, però comunque di piacere di conoscervi. E poi vabbè, la signora andava abbastanza di fretta, infatti mi ha ringraziato e salutato subito e poi è scappata via, ma mi ha fatto veramente, veramente, veramente tanto, tanto, tanto piacere incontrarvi, incontrarla. Infatti volevo dirvi, non è la prima volta che tra l'altro... Cioè, è la seconda volta che mi succede che qualcuno mi riconosce e mi dice qualcosa, ma non è la prima volta, mi è successo anche una volta di ricevere un messaggio di una ragazza che mi aveva visto a Volterra quando avevo fatto il weekend con Claudio e Marta, appunto ancora non c'era. Vabbè, lasciate perdere, sapete che qui c'è la casa del caos. Puntino ancora non c'era, vi stavo dicendo, e dice che mi ha visto salire le scale, secondo me mi ha visto morire perché quelle scale erano infinite, quelle che portano a Volterra, e però dice che si è vergognata e non mi ha fermato. Ditemi qualcosa se mi vedete, fermatemi, perché io sono sempre contentissima di baciarvi, abbracciarvi, ringraziarvi sempre, sempre, sempre veramente. E niente, questo vlog così un po' diverso dagli altri, nel senso che abbiamo sistemato un attimino la sala, finisce qui, vado un po' a sistemare di là perché ovviamente devo differenziare la spazzatura, devo pulire un po' per terra, eccetera, eccetera, per finire il lavoro. Noi ci sentiamo molto presto, un bacione e vi saluto. Ciao ciao!